Missione di sindaci da più parti del territorio provinciale per difendere sul tema ambientale i cittadini. Se ne è parlato in un incontro importante a Zinasco. Questa sera siamo qua riuniti nella sala consigliare di Zinasco, dove mi raggiungeranno i miei colleghi sindaci del territorio, sia della Lomellina, dell'Oltrepò e sia del Pavese. Ci riuniamo per discutere soprattutto sull'ambiente e soprattutto sull'aeriamo, che è il bene più prezioso. Ci sono appunto sindaci che arrivano da paesi di territori differenti, ci sono i casi di Retorbido, ci sono i casi del Pavese, ci sono i casi della Lomellina. C'è l'obiettivo finale che le piacerebbe raggiungere al termine di questa serata, qual è? È di riuscire a far squadra con tutti, diciamo, gli attori che siamo noi sindaci, ma anche le varie associazioni, e di riuscire a vedere nello stesso senso il problema proprio dell'ambiente, che è da tutelare. Così non va, bisogna cambiare modello di sviluppo. Noi abbiamo tante potenzialità, abbiamo la potenzialità del turismo, possiamo puntare su un'agricoltura alternativa, siamo impegnati sulla viabilità e la mobilità dolce. Siamo impegnati proprio anche ad una concreta proposta complessiva per questa provincia. Cavamanara, presente il sindaco Michele Pini. Allora, a che punto è la battaglia? Allora, la battaglia continua. Sono molto contento di questo invito da parte del sindaco Massimo Nascimbene, che ha coinvolto tutto il territorio per la tutela del nostro territorio. Perché non possiamo accettare, come è stata espressa l'ultima volta da Testa, di Risorse Future, che il territorio sia destinato e sia, come dire, sottolineato che abbia la vocazione della pattumiera. Potrebbe nascere una commissione tra tutti voi sindaci? Nascere, oltre il protocollo, una commissione che si occupi davvero di difendere il territorio, soprattutto che faccia pressioni ai vertici più in alto e che capiscano che non si debba pensare al territorio solo durante le votazioni. A livello locale i sindaci hanno un compito importante, che è quello di informare. Poi ricordiamo che la metà di questi impianti devastanti purtroppo si fermano localmente come autorizzazioni, cioè è la provincia di Pavia che sta autorizzando queste porcherie, e quindi anche questo, forse se scompaiono le province, forse è anche un bene per il territorio. In ultima istanza, l'altro pacchetto del 50% sulle questioni ambientali di competenza di Regione Lombardia. Regione Lombardia deve essere governata da persone che hanno un contatto diretto con i territori, che li conoscono e soprattutto li proteggono e li valorizzano per la loro vocazione. Noi qui sappiamo tutti qual è la vocazione del territorio pavese: agricola, risicola, vitivinicola, turistica e paesaggistica. Quindi è su questo che noi dobbiamo puntare, perché queste sono le nostre ricchezze. Non è una provincia che può essere usata come pattumiera. Far sì di essere ascoltati e di portare il nostro lavoro, anche se possibile, a livelli nazionali, e far capire che l'ambiente è di tutti. E adesso con Ermanno